Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite un cantautore, Gustavo, nome d'arte, ma sicuramente anche il nome reale. E a questo punto la prima domanda viene spontanea. Per chi non ti conosce, come lo descrivessi, Gustavo? Allora, Gustavo è, direi, un cantautore, cioè alla fine uno così che ci prova, un po' arrangiato, un po' sbardellato, io dico, cioè nel senso che Gustavo è nome d'arte e nome vero, quindi come mi vedi in giro, poi sono così e dico le mie cose, non lo so. E Così. a questo punto parliamo del primo disco vero, completo, con sette brani. A questo punto, prima cosa, come nasce questo album? Ma soprattutto, il titolo è destinato a te oppure a un mondo diverso? Allora, il titolo prima era solo ma ti posso dire parolacce? Ci siamo, dai, puoi dire. Allora, il disco si chiama Stronzo. All'inizio era solo Stronzo, poi ho detto Stronzo è un disco autobiografico perché alla fine si riferisce più a me. E nel disco sono contenute tutte canzoni che un po' poi sono mie, poi anche gli altri pieno di stronzi, però in primis io. A questo punto, da cosa trae ispirazione di queste realizzazioni, di questi brani, per poi arrivare al risultato finale che è questo disco? Sì, allora l'ispirazione diciamo che ci sono robe più disparate e anche disperate, nel senso che ci sta roba d'amore, roba dei sogni, roba di malinconia, apatia, ci sta un po' di tutto. Poi un po' il titolo è nato perché io in generale mi sento uno stronzo qualsiasi, che provo a fare una roba che magari va al di là di un sogno comune, cioè una persona comune che prova a fare una roba un po' di più. E in più perché le voci del disco le ho registrate nel bagno di casa, perché lì tipo era inverno, io c'avevo la stufetta, là stavo bene e quindi ho registrato tutto là. Quindi da lì un po' è nata la cosa stronzo. E un po' perché volevo anche dare un titolo un po' impattante, una roba che la gente tipo stronzo, ma che vuole qua? E quindi che colpisse un minimo l'attenzione. Questo mondo, indoviniamo, capiamo per quale motivo c'è questa copertina un po' particolare, visto che è registrato in un ambiente non diverso da tutti gli altri, probabilmente l'unico mezzo che ti sei fatto un autoritratto c'è questo disegno così. Esatto. Diciamo che l'autoritratto, poi lo sfondo dell'autoritratto, che è la carta igienica, è stata un'idea della casa discografica, che anche loro molto geniali, molto pungenti nelle cose. Parlando del disco, la prima domanda viene, sorge spontanea, ma l'autobus l'hai preso? L'autobus lo sto cercando di prendere, ancora lo inseguo. Noi diciamo, sto in strada. E invece poi abbiamo visto tante altre canzoni che poi noi abbiamo sentito, ma tu nel genere tratti più argomenti, cioè non è solo argomenti, ma tratti tanti ritmi che sono diversi dall'uno nell'altro. Sì, a me in generale, allora, questo mo è andato così, ma in realtà io vorrei, cioè per me questa roba è la massima espressione della mia libertà, quindi io mo ho fatto così e poi vorrei scrivere una canzone in giapponese e voglio scrivere una canzone reggaeton, e che mi piace, no? Mi diverto, io ascolto tutto, quindi cioè, vorrei fare un po' di tutto, perché mi piace, mi diverte. Per ora c'ho questi, poi quando ne riuscirò a fare altri con la chitarra, metterò gli altri. Allora, già queste canzoni le portate dal vivo. Abbiamo saputo che il debutto è stato in me da poco. Qual è stata la sensazione quando salito sul palco davanti c'aveva un pubblico che comunque ascoltava le tue canzoni e le vedevi le facce un po' sorprese, ma un po' divertite? E quale sensazione hai provato in quel caso? Minchia, è stata una roba fantastica, anche perché tipo sono partito, no, un po' teso e poi mi sono sciolto, io ho pensato tutto, la scaletta, le cose, eccetera.
E poi è venuto tutto fluido, la gente, io non me l'aspettavo, cantavano tutti quanti le canzoni, cioè allucinante, cioè io tipo potevo morire lì, ero contento. Invece, se quando sei sceso al palco la gente ti ha guardato non solo a chiederti il selfie, ma soprattutto ti facevano domande inerenti forse al brano che neanche tu ti aspettavi, oppure ti hanno fatto solo i complimenti. Allora, no, considera che io ho fatto praticamente la prima live che era anche con la presentazione del disco e quindi alla fine, forse anche perché, boh, non lo so, mi hanno spezzato il cuore in senso positivo, ho regalato tutto. Quindi avevo stampato 100 dischi, li ho regalati tutti e tutti quanti mi venivano a chiedere, tipo, gli ho fatto un sacco di dediche sui dischi, cioè è stato veramente meraviglioso. E domande specifiche sulle canzoni non me le hanno fatte, ma credo anche perché non era il contesto, perché comunque abbiamo tutti bevuto, io avevo suonato con la band, la gente ballava, tutti appiccicati, sudati, cioè, meraviglia, io quello volevo, cioè sembrava più un concerto rock che pop, fantastico. E a questo punto non abbiamo più copie da distribuire perché le regalate tutti. Te lo giuro tutte, ne volevo dare una a mia sorella che è tornata dal Venezuela, non ce l'ho manco, non c'è niente, non c'è niente. Quindi mo sto pensando magari di fare una piccola ristampa per le persone strette che non ce le hanno ancora. E invece, qual è stata la prima sensazione quando hai visto, quando hai inciso il brano e l'hai visto dal tuo produttore, la casa discografica, la reazione? E la sensazione che hai provato tu quando loro hanno ascoltato il brano e bevi le facce, ma non tanto le parole. Quale reazione hai fatto tu nel capire Allora, a che forse piaceva? me ha fatto un sacco piacere perché poi a Andrea, che è il produttore della mia casa discografica, a lui è piaciuto un sacco quello che ho fatto e quindi siccome io, ecco, mi considero un po' uno stronzo così, il vedere lui che è del mestiere, che invece l'ha preso, l'ha fatto sorridere, gli è anche piaciuto, cioè per me è fantascienza, io faccio sta roba da poco e già, non lo so. Già tutto questo già è bellissimo. Anche questa Dici? intervista, questa è la mia prima video intervista, Ah, ecco, quindi allora siamo, ti portiamo al battesimo. esatto. Ma hai citato pure un cosiddetto social network. Come mai questa citazione a questo social? Ma diciamo che quando ho scritto quella canzone, ma tuttora si parla tanto di questo social network, no? Che lo posso citare, lo posso dire? Certo. Che si chiama OnlyFans, che insomma anche un po' per scherzare, eccetera, cioè uno dice, mo mi metto là su OnlyFans e sto qua a lavorare a perdere tempo, là fai i soldi con la pala. E quindi ho pensato di fare un brano su questa roba qua, dove io mi prendo un po' in giro e lo cito, perché comunque, boh, un po' anche perché si parla tanto di questo brano, quindi volevo fare una canzone un po' provocatoria. Infatti è stata la prima canzone il primo singolo che è uscito. E a questo punto, parlando sempre del disco, oggi mi sento che, oggi mi sento che, ti senti che, Tu come ti senti? mi sento felice. Io oggi pure. Qualche tempo fa, diciamo, questa è stata la prima canzone che ho scritto, che ho mandato alle case discografiche con cui ho conosciuto Andrea. Era un periodo, cioè io ancora non ci lavoravo, cioè il disco era proprio una cosa lontanissima, io scrivo le canzoni e boh. E quindi era un periodo in cui stavo un po', non sapevo bene che strada, cioè che fare, che dove andare. E quando, cioè adesso un po' lo so, adesso stanno a succedere cose, quindi era un periodo un po' così, quindi oggi mi sento che è proprio lì, cioè non lo so che mi sento, un po' così, un po' perso ai tempi, ma un po' meno. E a questo punto porteremo dal vivo questo disco e ci saranno tanti avvenimenti sicuramente. E gli obiettivi futuri, oltre a promuovere il disco, già se ci stai pensando a qualcos'altro in più. Sì, allora, innanzitutto mo vorrei fare delle live, vabbè ho fatto la prima, mo mi hanno chiamato per altri locali della zona e per qualche locale a Roma che fa tipo che raduna più cantautori, più artisti, eccetera. Mi hanno chiamato, dopodomani vado, faccio quattro pezzi e quindi ci facciamo un po' conoscere. Poi vorrei vedere qualche festival, qualcosa se ci sta.
E poi niente, poi facciamo musica nuova, nuove canzoni, nuove robe. Io già sto scrivendo delle cose, però ecco, ancora non le produco, ancora non le... Per ora sono mie, ma vediamo che succede. Intanto facciamo andare questo, poi... Ma non sembra anacronistico il fatto che si dice sei un cantautore, perché ormai cantautori veri vanno un po' in estinzione oppure vengono considerati poco. C'è il rischio, effettivamente tu hai detto anche poi vuoi fare anche già altri generi, però sentirsi dire cantautore è una bella responsabilità. Sì, no, infatti ecco, cioè, a me fa piacere, è un po', cioè, mi porto, cioè, è una roba importante che però ecco, io non me la vivo con troppa pesantezza, cioè io alla fine scrivo robe anche molto stupide, però mi piace, però così. Qualche artista a cui ti sei ispirato, soprattutto visto che suoni comunque la chitarra, che ti trae ispirazioni o comunque ti ha fatto anche crescere di pensiero di artisticamente? Allora, sì, allora, ti parto da quelli, forse da quello meno banale. Io, gli Skiantos, a me gli Skiantos mi hanno, cioè, loro sono per me dei geni, perché se tu fai queste cose, non è per fare quello che fanno tutti, è per fare quello che ti pare. E quello è il concetto proprio di libertà totale che hanno loro, che fanno una canzone che dicono, riprendiamoci la Corsica, cioè devi essere un genio del male per fare questa roba. Quindi, in primis loro. Poi tutti gli altri artisti che io sento che sono liberi, tipo per me anche Vasco Rossi è entrato a gamba tesa, cioè ha fatto roba che in quel momento era tanto controtendenza, era molto se stesso, secondo me. Poi anche Fabri Fibra, ad esempio, ma anche Calcutta che non pubblica dischi da 4 anni, cioè pure lui tutto così sbardellato, tutto a caso. Poi mi piace Lucio Corsi che invece è più giovane, più nuovo. Poi i cantautori classici tipo, che ne so, Rino Gaetano, Battisti, De André, Guccini pure, cioè Guccini pure non si tiene niente, cioè dice tutto. Quindi questi così mi piacciono, questi un po' matti. E a questo punto noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite e ti aspetteremo per ascoltarti dal vivo e soprattutto ci daremo appuntamento per i prossimi brani, i prossimi dischi che ci farà piacere ascoltarli. A questo punto ci mancano solo due cose, dove poterti raggiungere e i saluti. Allora, diciamo che principalmente mi muovo su Instagram, mi trovate come gust-fer con due R, ma tanto se scrivete tipo Gustavo, cioè un po' vi esce, non è che siamo, cioè siamo tanti, ma non proprio tantissimi. E poi niente, su YouTube le canzoni stanno sulla pagina dell'etichetta discografica che si chiama Aprorite Records Label, e poi niente, Spotify mi trovate come Gustavo. Poi ecco, io mi muovo fra Teramo e Roma per suonare per le live, quindi probabilmente mi troverete lì. Poi se mi esce qualche data verso più Bologna, più queste parti qua, io volentieri vado. E i saluti finali. Niente, Pia, io ti ringrazio, sei stato fortissimo, grazie. Questa è la mia prima video intervista, spero che, non lo so, tu sia stato bene, io sono stato bene. E niente, grazie a tutti gli ascoltatori, spero che vi piacciono le mie canzoni e niente, ci sentiremo prossimamente, mi auguro. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite. Stenderò, ancora.